quando noi dormiamo a regnare sono loro, i rapaci notturni. Gufi, gufetti, civette popolano anche le notti piacentine. L'aspetto che maggiormente può colpire ad esempio un lombardo venendo qua è che la natura è sicuramente ancora abbastanza incontaminata in molti aspetti, in molti spazi, e da questo punto di vista i rapaci notturni ne stanno approfittando. Quindi ad esempio l'assiolo, che in molte zone d'Italia è in forte declino e in decremento demografico, nel Piacentino sta vivendo un momento particolarmente florido e favorevole. Questo significa che abbiamo delle popolazioni di assioli molto molto numerose. La stessa cosa vale per la civetta, un po' meno per il barbagianni, però questo non ci vieta di pensare che magari negli anni a venire ci inventeremo un progetto per aiutare anche il povero barbagianni, che invece è un pochino in calo. Marco Mastrorilli studia i gufi da 28 anni. Un anno fa negli Stati Uniti ha ricevuto il premio come il più grande gufologo al mondo, mentre uno dei suoi libri, Gatti e Gufi, ha vinto il riconoscimento di letteratura naturalistica nel 2015. Originario della Lombardia ma da tempo trapiantato in Valnure, Mastrorilli ha saputo trasformare la sua più grande passione in un lavoro, dando vita al Festival Internazionale dei Gufi che si tiene ogni due anni a Grazzano Visconti. Proprio nel parco del castello di Grazzano e lungo il Nure ha svolto molte ricerche per monitorare la presenza degli assioli. Da ottobre, all'interno di un'azienda vitivinicola piacentina e in collaborazione con una tesista dell'Università di Genova, avvierà un nuovo studio sulla fauna ornitica, in particolare sulla civetta presente nei vigneti. Soprattutto la civetta e l'assiolo, che diventeranno un po' le specie target da studiare, e addirittura realizzeremo due vini dedicati a loro. Si tratta di animali schivi ed elusivi che però con un buon binocolo possono essere notati. Per vedere ad esempio le civette basterebbe fare un giro nelle nostre campagne piacentine e all'alba, è chiaro che non è facile per tutti alzarsi all'alba per andare a cercare le civette, all'alba si potrebbero scorgere ad esempio sui tetti le sagome, le silhouette delle civette, perché le civette hanno l'abitudine, proprio prima di andare a dormire, ovviamente loro dormono di giorno, all'alba di posizionarsi e riposarsi proprio sui tetti delle case. Affiancato dalla biologa nonché sua socia Alice Cipriani, l'ornitologo ha mostrato le strumentazioni che utilizza nelle sue ricerche. Abbiamo due tipi di microfoni, uno stereo e uno unidirezionale, che ci permettono attraverso l'uso di una parabola di riuscire a catturare tutti i suoni dei rapaci notturni sostanzialmente che noi andiamo a studiare. È importantissimo perché dovete immaginare che ogni assiolo, ogni civetto, ogni gufo che canta ha un suo timbro vocale particolare. È chiaro che tra di loro sono specie diverse e hanno canti diversi, ma nel contempo ogni singolo individuo ha una voce diversa, per cui noi analizzandola con un software siamo assolutamente in grado di riconoscere il singolo individuo. Un piccolo aiuto che tutti noi possiamo dare alla natura installando sia delle mangiatoie che dei nidi artificiali. Ogni nido in sostanza è specifico per un certo tipo di animale. Ci vuole un po' d'attenzione, non bisogna disturbarli troppo, però comunque ci si può avvicinare ai nidi e diciamo si può proprio spiare fisicamente all'interno quante uova ci sono, oppure se i piccoli sono già nati e soprattutto quale specie ha occupato il nostro nido. Quest'anno a Grazzano Visconti il Festival dei Gufi lascerà spazio a quello dei gatti. Nel ricco programma mostre, proiezioni, laboratori ed associazioni che promuovono le adozioni. L'appuntamento è in calendario il 24 e il 25 settembre.